Il capitale umano, il nuovo film di Virzì dopo le polemiche, la prova del botteghino e del giudizio dei Brianzoli che si sono sentiti tirati in ballo nelle interviste del regista e dai commentatori. Siamo andati a vederlo in un cinema di Monza per capire i loro umori, se si riconoscono in quella storia e in quei personaggi. Mentre le inchieste giudiziarie e le commissioni ministeriali sono al lavoro per stabilire la reale efficacia del metodo Stamina, il suo mentore Davide Vannoni continua la sua professione di docente universitario all'Università Telematica Romana Niccolò Cusano dopo aver lasciato quella di Udine. Forconi spuntati nella prima chiamata del 2014 dopo il dicembre di Strada e Battaglia, conclusisi con la manifestazione flop di Piazza del Popolo. Erano poche centinaia in tutto di fronte alle prefetture di Mezza Italia. Chi è rimasto a protestare? Che ne sarà della Costa Concordia ancora nelle acque del Giglio? Entro giugno, hanno assicurato oggi Governo e Protezione Civile, verrà rimossa dall'isola per essere trasportata in un porto che verrà scelto a marzo tra Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo. Non è andato giù ai bergamaschi il reportage del quotidiano britannico The Guardian sul mondo che gira intorno alla squadra di calcio, quella Atalanta, i cui tifosi sono stati protagonisti negli anni di un tifo acceso e di vari episodi di cronaca anche giudiziaria. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque, il capitale umano è l'ultimo film del regista livornese Paolo Virzì, che è uscito ieri in tutte le sale italiane. La pellicola però è stata preceduta da molte polemiche, soprattutto di stampo leghista e anche dalle dure critiche di alcuni quotidiani. Pietra dello scandalo, la Brianza, scelta appunto dal regista per ambientare il suo film e soprattutto le parole del regista che hanno accompagnato la presentazione del film, un paesaggio gelido e ostile. Queste parole non sono piaciute per niente ai Brianzoli, da qui la polemica della Lega. Allora, noi siamo andati ieri alla prima in un cinema di Monza e guardate, sentite le reazioni. La locandina del capitale umano arriva 20 minuti prima dell'inizio del film. Giovedì sera, cinema Capitol, Monza, strada buia e deserta. A destra l'autoscuola Bernasconi, a sinistra un karaoke bar, sopra la sede locale dell'UDC e una compagnia di assicurazioni. Il film non è ancora uscito e praticamente da una settimana il regista Paolo Virzì è dentro una polemica con la Lega, un pezzo di Brianza e un paio di quotidiani. La pietra dello scandalo è stata una sua intervista a Natalia Aspesi sulla Repubblica con questa descrizione della Brianza. L'ho scelta perché è vicina a Milano, dove c'è la borsa, dove ogni giorno si creano e distruggono patrimoni, poi perché cercavo un'atmosfera che mi mettesse in allarme, un paesaggio che mi sembrasse gelido, ostile e minaccioso, grumi di villette pretenziose dove si celano illusioni e delusioni sociali e grandi spazi attorno a ville sontuose dai cancelli invalicabili. La Lega si è infuriata, un assessore ha battibeccato su Twitter con Virzì e il neo segretario Salvini ha scritto che piuttosto si tiene i 10 euro del biglietto per un film su Brezhnev. Libero e il suo direttore Maurizio Belpietro si sono indignati per la banalità dell'intellettuale e per i soldi pubblici concessi per il finanziamento del film. Il Foglio stamattina gli ha dedicato una stroncatura con addirittura due pezzi in prima pagina, estratto di uno dal titolo «Auto da fè in Brianza». L'anima nera della Brianza non sono i Danè. Sono certo che se Berlusconi abitasse a Piombino, la Brianza come apocalisse antropologica non inquieterebbe nessuno. Sarebbe un qualsiasi nowhere come il Messinese o il Cesenate. I monzesi alla prima assoluta sono pochini. 61 biglietti staccati al botteghino, comprese due signore che pensavano di vedere The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, e ripiegano sul film italiano. Fra loro un monzese di prestigio, Raffaele Della Valle, berlusconiano della prima ora, ex avvocato di Tortora, che adesso difende l'imprenditore pentito delle tangenti rosse, Piero Di Caterina. Monza, giorno lavorativo, quindi la gente esce poco, poi inverno, per cui in sostanza anche spiegabile. Ha ragione Virzì. È monzese. No, brianzolo proprio. C'è un tipo di borghesia abbastanza gretta e meschina in provincia. Prima dovrebbero vedere il film, poi magari si possono fare delle considerazioni.
In sala il pubblico ride quando lo squalo della finanza Fabrizio Gifuni chiede alla moglie, un'ex attrice in cerca di consolazioni artistiche e sentimentali, Valeria Bruni Tedeschi, se sia grave che in tutta la provincia non ci sia un teatro. Poi di approvazione alla battuta finale. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Un certo sconcerto, perché il giornale locale nel film non è il cittadino di Monza e Brianza, ma la prealpina di Varese. Il teatro Politeama sta a Como, la villa del finanziere è stata affittata ad Arese, sempre nel Varesotto. Il risultato è che il film, tratto da un romanzo ambientato in Connecticut, più che un affresco della Brianza, diventa uno spaccato sui ricchi e su certi ricchi. Fanno soldi non con il lavoro e la fatica, ma con i giochi di borsa, nel 2010. La data non sembra casuale, Berlusconi allora era ancora il Presidente del Consiglio. Io ho trovato molto, molto vero e purtroppo molto reale con quello che si vive in questo paese da parecchi anni. Ha tirato in ballo una Brianza che non esiste in questo film. Non esiste da un punto di vista anche topografico. Si muovono in un paese immaginario che può essere qualsiasi posto e comunque sono personaggi che non rappresentano non solo la Brianza, ma non rappresentano nessuna regione italiana. Sono una famiglia di schizzati che può esistere in ogni regione, in ogni provincia, in ogni paese. Quel tipo di persone lì non è questione di Brianzoli o non Brianzoli, sono persone ricche, angosciate, e quindi le categorie sono... Lei dice che questo film lo si poteva fare a Roma, a Napoli, a Palermo? Niente, a Los Angeles, cioè... Francamente io l'indignazione dei Brianzoli, forse qualcuno ha la coda di paglia, non lo so. Alla prima, in tutta Italia, il film ha incassato 88.000 euro, con una media di 300 euro per copia, secondo solo a un boss in salotto e davanti di poco a Capitan Harlock. Doveva essere il grande ritorno dei Forconi nel 2014, dopo la grande mobilitazione, i presidi, le manifestazioni delle settimane prima di Natale. Invece questa mattina manifestare nelle principali città italiane erano davvero in pochi. A Roma, per esempio, erano poco più di 50 gli attivisti del movimento 9 dicembre davanti alla sede della prefettura. C'erano i sostenitori di Danilo Calvani, l'agricoltore di Latina, che poi è diventato il leader dell'ala più dura dei Forconi, però in pochi erano anche nelle manifestazioni di Torino e di Genova. Dunque, che cosa è successo all'interno del movimento dei Forconi, che già a Natale si era spaccato in tre correnti? In 5 a Milano, pochi di più a Torino, una ventina a Genova, 50 a Roma. Stesso scenario in altre città d'Italia. Quella che doveva essere la prima adunata dell'anno degli scontenti del Movimento 9 dicembre, che quel giorno in tante piazze d'Italia, insieme ai Forconi, coinvolse migliaia di persone che per giorni bloccarono il traffico fuori e dentro le città, si è così ridotta ad un raduno per pochi. Si ostinano a spiegare che non sono i Forconi, il gruppo siciliano di Mariano Ferro, che sì, fa parte del coordinamento del Movimento 9 dicembre, ma rappresenta gli autotrasportatori. Da loro era partita 2 anni fa la serrata in Sicilia. Qualcuno in più si aspettava oggi? Se lei vuole farmi dire che qualcuno si aspettava, chiunque si aspetta qualcuno in più, sì. Tutti quanti ce l'aspettiamo che ci sia qualcuno in più. Oggi è una questione di rappresentazione. Noi oggi rappresentiamo i suicidi di Stato, le morti bianche, la gente che non ce l'ha fatta più disperata perché è oppressa dai debiti, oppressa da Equitalia. In tanti avevano dato la loro adesione via internet, poi stamattina la triste delusione per chi ci crede ancora. Un rospo difficile da digerire e allora ci si concentra sulla raccolta firme per una class action di denuncia contro il governo per istigazione a delinquere e al suicidio di chi questa crisi non è riuscita a sopportarla. La adunata di oggi era stata lanciata da Danilo Calvani, l'agricoltore di Latina diventato il leader dei più arrabbiati, dividendo di fatto il movimento originario. Con lui disoccupati, esodati, imprenditori e pensionati che non si riconoscono più nelle associazioni sindacali e nei partiti politici. Le nostre istituzioni stanno occupando in maniera abusiva e pericolosa il nostro paese, aveva tuonato pochi giorni fa Calvani. Se il governo non si dimette entro il 10 gennaio inizieranno le proteste davanti a tutte le prefetture italiane per delegittimare questa classe politica. Già il 18 dicembre a Roma, da Piazza del Popolo, aveva lanciato la sua sfida, ma quell'appuntamento fu un flop, solo 3.000 persone rispetto alle migliaia annunciate. Quello che è cominciato non finirà così. Abbiamo deciso di iniziare una lotta ad oltranza.
abbiamo deciso di non mollare! Non molliamo! Non molliamo! È uno scenario molto frammentato quello dei Forconi e mentre gli autotrasportatori con Mariano Ferro trattano col governo sulle loro richieste di categoria, la gente che si è avvicinata per disperazione a questo movimento di protesta dal basso, dopo i grandi raduni di dicembre, con l'episodio controverso dei poliziotti che in solidarietà si sarebbero tolti il casco, sembra che adesso si sia dissolta. Domani ci sarà la marcia su Bergamo, arriveranno da Brescia e Milano, ma questa volta ad organizzare non sono i coordinatori che fanno capo a Danilo Calvani, è un'altra costola del Movimento 9 dicembre, quella del Veneto Lucio Chiavegato e il siciliano Mariano Ferro. E andiamo a sentire le ultime notizie sulla Concordia che sarà portata via dall'isola del Giglio entro giugno. Lo ha detto questa mattina durante una conferenza stampa il capo della protezione civile Gabrielli. C'era anche il ministro dell'ambiente Orlando e i vertici della costa. La scelta finale del porto dove la nave finirà sarà fatta però entro il mese di marzo. Al momento sono 12 i porti e le aziende di 6 nazioni che hanno manifestato l'interesse ad avere la Concordia. Oggi noi confermiamo che il mese di rimozione della nave dal Giglio sarà il mese di giugno. Ovviamente noi riterremmo chiusa la partita nel momento in cui la nave lascerà l'isola del Giglio. Parole di Franco Gabrielli nella doppia veste di capo della Protezione Civile e commissario delegato dal governo proprio per la gestione dell'emergenza Concordia. Entro marzo si saprà anche in quale porto verrà demolito il relitto, che sarà trainato se la distanza lo consentirà, e cioè se andrà in un porto italiano. Altrimenti, se la destinazione finale della Concordia sarà all'estero, la nave verrà prima trainata fino ad un porto intermedio, dove resterà fino a settembre-ottobre. Poi entrerà in campo la Vanguard, piattaforma sommergibile in grado di caricare oltre 120 tonnellate che la porterà a destinazione. La scelta del porto non ci lascia indifferenti, sottolinea il ministro dell'Ambiente Orlando. Il governo preferirebbe una destinazione nazionale. I porti in verità sono 4, perché uno ha due proposte, diciamo, due società hanno fatto proposta sullo stesso porto, che è quello di Piombino. Gli altri sono Genova, Palermo e Civitavecchia. Che cosa si può fare? Intanto diciamo non credo di incorrere nel reato di turbativa d'asta se chiamo i porti, perché ritengo che, come ho cercato di spiegare, andare in Italia non significa soltanto far diciamo, onore a una capacità di saper fare che esiste lungo tutta la filiera della demolizione e dello smaltimento, ma significa anche appunto fare meno strada, quindi ridurre il rischio di carattere ambientale. A 2 anni dal naufragio e 4 mesi dopo lo spettacolare parbuckling, la nave è stata messa in sicurezza ed ha finora superato il banco di prova dell'inverno. I costi dell'operazione ammontano finora a circa 600 milioni di euro, ad eccezione di quelli del trasporto. A nome di Costa Crociere parla l'amministratore delegato Michael Tam. This incident is part of our DNA and we will never forget. L'incidente fa parte ormai del nostro DNA, della nostra memoria. Manterremo ogni impegno perché è stata la nostra nave, il nostro capitano a creare il problema. Ci sentiamo italiani e sarei felice se la scelta cadesse su di un vostro porto. Dipende dalle proposte che riceveremo. Sarà comunque una scelta trasparente e condivisa. Torniamo adesso di nuovo in Lombardia perché un'inchiesta del quotidiano inglese The Guardian sulle tifoserie italiane ha fatto scatenare una polemica e un dibattito piuttosto acceso a Bergamo. Il giornalista del Guardian infatti ha puntato il dito soprattutto sull'ala più dura, più calda della tifoseria dell'Atalanta, ricordando anche certi episodi celebri come quello del carro armato. Si parla anche dello stadio, uno stadio definito vecchio che risale all'epoca fascista. Uno stadio comunque a norma, ha replicato il sindaco. La nostra inviata Raffaella Di Rosa è andata a Bergamo, dove alla fine il più critico nei confronti del reportage del The Guardian appunto è il giornale di Bergamo, l'Eco di Bergamo. Vedete. A
Atalanta, tifoseria piuttosto colorita, tratti violente, stadio vecchiotto. Non c'è nulla di strano né di falso in queste due affermazioni, ma se a pronunciarle l'autorevole quotidiano britannico The Guardian, ecco che si scatena la difesa di luoghi e simboli italiani. L'articolo sulla tifoseria della squadra nerazzurra è il primo di una rubrica sulle tifoserie italiane. Si parte dal nord, da uno dei gruppi ultras più caldo, protagonista di episodi che finiscono nelle cronache nazionali. L'ultimo in ordine di tempo risale al 15 luglio del 2013, quando in occasione della festa della Dea, definita dal Guardian una festa tribale di una dea della guerra, dove la Dea e l'Atalante, la tribù, gli Ultras, i tifosi su un carro armato schiacciano due auto dipinte con i colori della Roma e del Brescia. Un'immagine piuttosto brutale che scatena polemiche. Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo e del 28 viene definito reliquia dell'era fascista, frase che non piace al sindaco della città Franco Tentorio, di centrodestra e un passato nel movimento sociale, figlio di un giocatore, poi dirigente dell'Atalanta e grande tifoso della squadra aerobica, che dagli inglesi non vuole prendere lezioni. Il Guardian doveva riempire un paio di colonne, lo ha fatto. Il suo giudizio mi interessa molto poco e sono convinto che interessi molto poco anche i miei concittadini. Io penso che i giornalisti del Guardian non abbiano mai visto, a differenza mia, lo stadio di Bergamo. Che è vero che come tanti stadi italiani risale al periodo fra le due guerre, ma è stato significativamente ammodernato con degli impegni grossi dell'Atalanta e del Comune. Quello che è abbastanza chiaro qui a Bergamo è che la squadra è parte dell'humus della città, nel bene e nel male, Guardian o non Guardian. Ma non penso che siano così violenti come scrivono sui giornali di sicuro, perché ci sono anche altre città che sono peggio dei nostri che abbiamo qua noi. Una vera schifezza, perché entrano negli stadi quando sono già ubriachi, ma alla grande. Ma se sul pezzo inglese minimizza il sindaco, più agguerrito è il quotidiano della città, l'Eco di Bergamo. È lui a pubblicare un editoriale critico, ma riceve più commenti negativi da parte degli ultras del pezzo del collega britannico Richard Hall. La curva nera-azzurra ha una lunga e non sempre facile storia e se ne fa cenno nel pezzo. Nata come curva di sinistra negli anni Ottanta, si inserisce un tifo con simpatie destrorse, principalmente leghiste. Daniele Belotti, ex assessore regionale, ora segretario provinciale della Lega Nord, è indagato insieme ad altre 90 persone per concorso esterno in associazione a delinquere. Tra qualche giorno ci sarà la prima udienza per i magistrati e l'ideologo della curva nera-azzurra. Il Guardian fa una rubrica sulle tifoserie italiane, magari seguiranno altri paesi, e dov'è il problema? Se per il principale quotidiano locale bergamasco il problema è che non ha parlato della squadra dei giocatori, ha sbagliato tiro, perché è una rubrica sui tifosi, come dice chiaramente anche il titolo. È ovvio che quello che capita intorno allo stadio, intorno alle partite, viene enfatizzato come nessun altro episodio in nessun altro settore. Nel ripercorrere la storia della curva nord di Bergamo, il Guardian, che la definisce piena di coreografie con razzi e striscioni e fuochi d'artificio, si ferma su alcuni episodi che la segnano. È il 2007, quando mentre sui campi si sta per giocare Atalanta-Milan in un autogrill, un poliziotto spara e uccide Gabriele Sandri, tifoso laziale che sta andando a vedere la partita. In campo i tifosi nero-azzurri sfondano la bandiera che li separa dal campo e si interrompe il match. Due anni dopo, 2009, ci sarà la dura contestazione contro Roberto Maroni per la tessera del tifoso e le manifestazioni per difendere l'ex attaccante dell'Atalanta Doni, coinvolto nel calcio scommesse. Cronaca che anche gli inglesi, la cui tradizione del tifo violento è di casa, anche se ormai negli stadi britannici non vola più una mosca, conoscono bene. C'è stata una nuova bocciatura degli esperti del metodo Stamina. Le cellule staminali prodotte agli ospedali di Brescia iniettate nei pazienti sono troppo poche, potrebbero andare bene per un topo ma non per un uomo. È l'ultimo particolare che riguarda il metodo di Davide Vannoni, che come saprete non è laureato in medicina ma in lettere e filosofia. Vannoni è stato docente di psicologia alla comunicazione all'Università Statale di Udine, incarico che poi ha lasciato per trasferirsi all'Università Telematica di Roma Niccolò Cusano.
pura alternativa. Invoca verità e trasparenza Davide Vannoni, ma il fondatore del metodo Stamina, almeno su Facebook, sembrerebbe poco chiaro. Due i profili sul social network, in quello da personaggio pubblico si legge nitidamente la scritta professore associato all'Università di Udine. Davide Vannoni, 47 anni, ha una laurea in lettere, per 9 anni è stato professore associato all'Università Udinese, dove ha tenuto corsi di ergonomia cognitiva e psicologia della comunicazione per le lauree in comunicazione e in relazioni pubbliche, ruolo che però non ricopre più dal 31 ottobre, come spiega nel secondo profilo. Dal 1 novembre dell'anno scorso è professore all'Università Niccolò Cusano, telematica di Roma, perché lui volontariamente ha partecipato a un bando pubblico di selezione, quindi è stata una decisione volontaria. Professor Vannoni, sono stati vari contenziosi, in sintesi sono stati 3. La cosa, diciamo, più spiacevole dal punto di vista del nostro Ateneo, a luglio del 2013 c'è stata una censura nei confronti di Vannoni perché nel suo sito della Fondazione Stamina sostanzialmente incitava a protestare contro il rettore perché a suo dire c'era un ostacolo da parte dell'Ateneo verso le sue attività. In realtà noi ci siamo sempre limitati come università a richiamarlo ai suoi obblighi istituzionali e c'erano ovviamente dei pareri discordanti sul metodo da parte dei colleghi dei dipartimenti di medicina. Vannoni scrive di aver deciso di lasciare la cattedra in quell'università dopo aver fatto regolare domanda alla Niccolò Cusano, Ateneo Telematico Romano, domanda che è stata accolta e che permette a Vannoni di poter continuare ad usare per se stesso la qualifica di professore, cosa che avrebbe ingenerato nei racconti dei pazienti delusi dal suo metodo non poche ambiguità sulla sua reale qualifica. Noi lo apprezziamo nella nostra università come professore di psicologia della comunicazione, come ha fatto Udine fino all'altro ieri. Per quanto riguarda le altre iniziative di Vannoni, non sono nella possibilità e nella condizione di esprimere pareri. A Roma insegna psicologia della comunicazione in un corso di laurea triennale istituito da pochi mesi e che conta al momento 260 iscritti. I corsi prevedono lezioni online, ma anche, come si dice in gergo universitario, in presenza, ovvero in aula. Intanto il metodo di Davide Vannoni ha ricevuto ancora una bocciatura, garantisce dosi di cellule staminali minime, adatti ai topi, ma non adatte all'inoculazione in un essere umano. Gli esperti del comitato nominato dal Ministero della Salute e poi bocciato dal TAR ne sono convinti, quelle cellule non avrebbero alcun beneficio per l'uomo. I dosaggi sono corretti, il nostro metodo è molto particolare, il fatto che siano considerate dosi da topo è da discutere, dipende dalla tipologia delle cellule, ha replicato Vannoni. Con il nome dei pazienti. Intanto sulla notizia della decisione del TAR di annullare le elezioni del 2010 in Piemonte, il governatore Roberto Cota farà una conferenza stampa oggi pomeriggio alle 15, quindi il governatore parlerà alle 15 di questo pomeriggio. E adesso torniamo sull'incidente di Schumacher sulle piste di Méribel. Il campione del mondo di Formula 1 non andava a velocità elevata, così ha stabilito l'inchiesta, e inoltre c'era la segnaletica e Schumacher stava attraversando quindi una pista non battuta, però ci sono ancora molti interrogativi rimasti aperti. Le condizioni di Michael Schumacher sono stabili. Il 7 volte campione del mondo è tenuto in coma farmacologico da 12 giorni. I medici dell'ospedale di Grenoble non si sbilanciano sul suo futuro. Gli interrogativi ai quali invece si può e si deve dare una risposta, e sono tanti, sono quelli legati alla dinamica di quanto è accaduto sulla pista di Méribel. L'inchiesta aperta dal procuratore di Albertville, Patrick Quincy, non è ancora ultimata, ma ha cominciato a far luce sull'incidente. Dunque partiamo da lì. Schumi, definito dai tecnici come uno sciatore esperto, andava a velocità regolare. I suoi sci erano nuovissimi. La segnaletica sulla pista rispettava le norme francesi vigenti. Insomma, Schumacher stava semplicemente attraversando un tratto di neve non battuta per passare da una pista all'altra. Un tratto fatale perché pieno di rocce. E allora ecco le altre domande. Schumi indossava un casco. Come mai si è spezzato in quel modo se la velocità era normale, come definita dallo stesso procuratore dopo i rilievi effettuati? La risposta arriva
arriverà dal laboratorio della Scuola Nazionale di Sci e Alpinismo di Chamonix, un istituto specializzato nello studio degli incidenti in montagna e che definisce i protocolli di sicurezza. Noi lo abbiamo chiesto a chi vive sugli sci, poco tempo fa campione azzurro in Coppa del Mondo, oggi maestro a St. Moritz. Io ho lavorato con aziende e ho anche visto fare dei test sui caschi. Per lo sciatore il casco deve distruggersi o rompersi o comprimersi il polistirolo che c'è dentro per permettere all'urto di non essere così forte. E sulla polemica riguardo le segnalazioni sulle piste, Giorgio richiama al buon senso, sapere cosa si è in grado di fare e rispettare le regole. Come se è andato di sua spontanea volontà, è stato un errore suo. Quanti cartelli dobbiamo mettere su una pista che è lunga magari chilometri? Quindi questa è la mia domanda, no? Il buon senso da parte mia e per quanto mi riguarda sulle piste dovrebbe essere la cosa che vige più di tutte le altre cose. Rocca ha incontrato Sciumi alcuni anni fa a Madonna di Campiglio, lo ha visto sciare e giudica così il suo livello. È uno sciatore medio bravo che ha imparato un po' su di età a sciare, quindi non ha imparato giovanissimo, però un grande appassionato. E per come lo conosco mi sembra strano che questa cosa sia successa proprio a lui. È sempre apparso uno molto preciso, molto attento, molto e quindi mi sembra veramente strano e la fatalità è... Rimane quindi il dubbio sul perché Sciumi abbia attraversato quel tratto di neve fresca con le rocce e anche perché aveva sul casco una telecamera. Ci fermiamo, a tra poco. È tutto per oggi, gli aggiornamenti sul nostro sito tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20, TG Cronache torna domani alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa, grazie per averci seguito e buon fine settimana.